Era il giorno del suo 80° compleanno, quel 2 novembre 2020. A ricordare a distanza di 3 anni dalla morte Gigi Proietti, artista geniale, stronico e poliedrico, è Alessandro Fioroni. Io a volte mi stupivo quando vedevo la gente che gli andava intorno, gli diceva l'autografo, perché per me era uno di casa, come lo erano tutti gli altri. Era infatti molto forte il suo legame con la famiglia Fioroni, storico quello con l'impresario Walter, scomparso nel 2012, che aveva portato più volte Gigi Proietti ad Arezzo, e poi con i figli Alessandro e Barbara. Il babbo di Bello ci ha sempre avuto questo, che ha sempre anteposto il rapporto umano al rapporto professionale. Per cui prima c'è sempre stato un rapporto umano, è quello che ho cercato nel mio piccolo di fare anche io, di coltivare prima il rapporto umano, poi il rapporto professionale, tenendoli su dei campi distinti ma non troppo lontani fra di loro. Aria da nobile, tu sei il conte Armando Duval. Ecco io. Lei è una donna molto capricciosa. Tu entri e dici: Margherita? Ma che è una pizzeria. Capricciosa, Margherita. Oggi sarebbe stato il compleanno di mia mamma, che non c'è più ormai da tanti anni, e il compleanno di Gigi, il 2 novembre. E il 2 novembre è anche il giorno in cui Gigi 3 anni fa ci ha fatto quel brutto scherzo di andarsene troppo presto, perché aveva ancora tanto da dire. Per me era il più grande di tutti e ci ha lasciato veramente un vuoto enorme, che noi però cerchiamo di colmare coltivando la sua passione per il teatro, la sua passione per i ragazzi, per i giovani. Proprio in questi giorni ad Arezzo il caso vuole che al Petrarca vada in scena la replica del suo Romeo e Giulietta, nato al Globe, ideato e portato avanti assieme ad Alessandro Fioroni. Profondo il legame di Gigi Proietti con Arezzo, tante le sue performance in città, altrettante le serate in compagnia di amici nei ristoranti aretini. Era un periodo molto lungo la cena, perché te considera che Gigi normalmente faceva uno spettacolo che non durava meno di 3 ore, per cui non si andava mai a mangiare prima dell'1, per cui molto spesso la cena si confondeva con la colazione, perché più di una volta siamo usciti dal ristorante la mattina alle 7, 7:30, anche perché il vero spettacolo non era quello che lui faceva in scena, il vero spettacolo era quello che lui faceva per gli amici, per gli intimi al ristorante, perché a una certa ora non si sa come, non si sa da dove, non si sa perché, ma o saltava fuori una chitarra o saltava fuori e da lì si cominciava il secondo round. Per cui, ripeto, parliamo di esperienze che io vorrei augurare a chiunque nella vita di poter fare esperienze di quel tipo lì, perché te le porti dietro per sempre e affronti la vita un pochino più serenamente, perché come diceva lui nella sigla dell'ultima cosa bella, forse la più bella che abbiamo fatto assieme, Cavalli di Battaglia a Montecatini, le 4 serate su Rai 1, la sigla diceva: una risata ti aiuta a vivere. E questo credo che sia veramente una grande verità. E lui in questo credo che abbia aiutato a vivere tante, tante, tante persone. Sì, abbassa la musica. Questo è qua. Sì, venite.